Brescia-Ascoli è una sfida tra due squadre in forma, ma anche tra grandi bomber. Il capocannoniere Caracciolo, 17 gol contro la migliore coppia gol, Antenucci-Bernacci, 27 reti in due. Prima dell'inizio della partita, Possanzini deposita un mazzo di fiori a bordo campo per ricordare Nunzio Franchi, per 47 anni magazziniere del Brescia, scomparso domenica scorsa. Inizio equilibrato, il primo a frustare la palla è Luci, il suo destro esce non di molto. I lombardi replicano con Cordova, finta e controfinta su Gazzola, tiro sporcato in angolo. Il ritmo di gioco è contenuto, si produce poco, poi al 28esimo Rispoli lascia partire un cross che quasi beffa Guarna, il portiere dell'Ascoli si salva con l'aiuto del palo. Guadagna metri il Brescia che al 39esimo sfiora ancora il vantaggio, assist di Possanzini per Caracciolo e secondo legno per la squadra di Iachini che chiude il primo tempo con un nuovo episodio sfortunato. Stesse squadre al rientro dall'intervallo e stesso protagonista Andrea Caracciolo che stacca con il tempo giusto sul suggerimento di Vass ma non trova il bersaglio. Non ci riesce Caracciolo, ci riesce invece Possanzini che supera Guarna con un mancino morbidissimo. La sensazione è che volesse crossare, fatto sta che al minuto 63 è 1-0 Brescia con il quarto gol in campionato del suo capitano. Passano 5 minuti da Budel a Caracciolo ed eccolo il battito d'ali dell'Airone che vola alto, ora è solo in testa la classifica cannonieri con 18 reti, una in più di Piniglia del Grosseto. Ascoli inesistente nella ripresa, 2-0 Brescia. A 10 dal termine ancora in evidenza Caracciolo, Guarna smanaccia sul palo e il Brescia protesta perché la palla avrebbe oltrepassato la linea. Le immagini non chiariscono. All'82esimo si riapre il match, un lampo nel buio e Bernacci a rimettere in corsa l'Ascoli. Bravo Bernacci ad approfittare della marcatura lenta di Bega per siglare il suo gol numero 12 in questo torneo. I marchigiani prendono spirito, azione insistita all'87esimo, Bernacci calcia dal cuore dell'area di rigore, palla al lato davvero di poco. Brividi per il Brescia che rischia grosso anche in piano recupero, il destro di Pesce grazie ai lombardi che salutano con un sospiro di sollievo il triplice fischio di Candussio e grazie a questi tre punti si portano momentaneamente al terzo posto in classifica.